Bella, sofisticata, affascinante. A Toronto, per ricevere il premio alla carriera nella serata conclusiva dell'Italian Contemporary Film Festival, Isabella Rossellini ha incantato tutti con i suoi 72 anni, portati con nonchalance, sicura di sé e orgogliosa del suo percorso professionale. It's an honor to be here. I'm going to go around and around so I can see you all. Rossellini ha tenuto per la prima volta una masterclass in cui ha parlato del suo rapporto con il padre Roberto, uno dei più importanti registi del neorealismo, e sua madre Ingrid Bergman, della sua carriera come modella, attrice e regista, del suo rapporto con il regista canadese Guy Madden, che ha rappresentato una svolta nella sua vita, e dell'importanza di restaurare i film. Mama was Swedish, so she was very orderly, not my father. So Mama kept every letter, every photo, every script, and we donated all this archive to the Wesleyan University, which is based in Connecticut. But it was especially my father's film that needed to be saved, because my father's film were influential, but they were not very successful at the box office. This scene touches me immensely, still today, and I've seen it a million times. We sisters are supposed to be invisible. God has nevertheless given us eyes and ears. Rossellini recita al fianco di Stanley Tucci e Sergio Castellitto nel film Conclave, che verrà presentato alla prossima edizione del TIFF a settembre. This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. È un'icona per noi, Isabella Rossellini. La conosciamo da giovani. Abita fuori Los Angeles. Non le piace che la vita da star. E abita su una fattoria con dei animali. Quindi lei ha un sacco di animali, interagisce con loro, ha un orto. Quindi lei ha saputo veramente cogliere il meglio della vita. La 12ª edizione dell'ICFF è stata di particolare successo, secondo il chairman Paul Golini e il direttore artistico Cristiano De Florentis. Il festival è andato in maniera stupenda, veramente più gente, più emozioni. È stato veramente un via vai di importanti personalità del mondo del cinema. Abbiamo avuto tanti concerti e questa è stata anche una novità rispetto agli anni scorsi. Abbiamo attivato il district sin dalle prime ore del pomeriggio, e questo anche ha fatto sì che la partecipazione quest'anno sia stata molto più ampia rispetto al passato, e ad oggi finiamo in bellezza con Isabella Rossellini. Cosa ne pensa lei di questo festival? Bellissimo, e poi questa sera qui proprio mi ha riempito il cuore. L'evento è stato organizzato nell'ex centrale elettrica The Hearn a Toronto, che ha un particolare rapporto con il cinema perché qui ci si girano moltissimi film, l'ultimo dei quali con Arnold Schwarzenegger alcune settimane fa. Daniela Sansone, Omni News, Toronto.